Allora ragazzi, buonasera e benvenuti a questa edizione dell'Open DIAG. L'evento mira a presentare l'offerta formativa di questo dipartimento, il Dipartimento Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale. Purtroppo abbiamo una tabella di marcia abbastanza stringente, quindi senza perdere altro tempo passo la parola ai professori Demetrescu e alla professoressa Palagi che vi parleranno più in dettaglio di queste cose. Grazie mille. Allora ragazzi, siete in un dipartimento che è intitolato Antonio Ruberti, questo ci teniamo molto perché è stato intanto il fondatore nel 1969 di questo dipartimento, è stato un ministro, è stato membro della Commissione europea, è stato rettore della Sapienza, in qualche modo ha gettato le basi a quello di cui vi parleremo in questa sessione. Allora, se andate sulla vostra enciclopedia preferita, Wikipedia, vedete, sentite parlare di ingegneria. Allora, cos'è ingegneria? Beh, intanto la disciplina che applica la scienza ai problemi concreti, qui si risolvono le cose reali del mondo e contribuisce al progresso scientifico e tecnologico. Quindi questo è in sintesi quello che fa l'ingegnere. E diciamo, Leonardo da Vinci, ingegnere ante litteram, aveva capito questo da tempo e in questa bellissima citazione, ricorda che non si può intraprendere un viaggio senza avere una base, senza avere una guida, senza avere certezza dove si vada. E la scienza serve proprio a questo, a dare la certezza dove si vada quando si affronta un problema reale. Beh, allora, se vogliamo prenderci in giro possiamo trovare vari modi. Allora, se cercate un po' su internet trovate varie vignette con vari stereotipi del tipo. Ora, in realtà, diciamo, se pensiamo poi, l'ingegnere è quello che fa una differenza nel mondo, e questi sono due esempi molto famosi, molto importanti, il CEO, di Apple e di General Motors, quindi l'amministratore delegato. Questi sono esempi di successo, ma i nostri ingegneri sono, diciamo, ognuno con la loro strada contribuiscono a creare un mondo migliore. Allora, è utile avere un po' di inquadramento su quello che si fa, come è strutturata, come è organizzata l'università, prima di entrare nei nostri corsi. Allora, Sapienza è un grande ateneo, bene, che è fatto da un certo numero di facoltà. Pensate alle facoltà come delle scuole, va bene? C'è la scuola, l'ingegneria informazione, informatica e statistica, che è la nostra facoltà, c'è anche un'altra ingegneria che si chiama ingegneria civile industriale, poi un'altra serie di facoltà che sono medicina, lettere, filosofia e così via. Va bene? Avete tutte varie scuole. Nell'ambito di una facoltà ci sono dei dipartimenti, va bene, che afferiscono a quella facoltà. Noi siamo il DIAG, Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale, ci sono altri tre dipartimenti, tutti afferenti alla stessa facoltà, ognuno dei quali eroga dei corsi. Quelli di cui vi parleremo oggi sono Ingegneria Informatica e Automatica è uno, Ingegneria Gestionale è l'altro. Allora, questa è in qualche modo la visione generale, va bene? Voi siete lì cioè nel pallino rosso e state essenzialmente decidendo cosa fare come università. Vi aspettano 3 anni di laurea triennale, questa è la struttura comune, diciamo, a quasi tutte le lauree, ed è una struttura europea, ma anche a livello mondiale, organizzato così in tanti paesi. E dopodiché potete entrare nel mondo del lavoro, potete continuare con una laurea magistrale, entrare nel mondo del lavoro o continuare con un dottorato di ricerca, che è quello che vi dà la più alta specializzazione per fare cose innovative nell'ambito dell'industria e dell'università e della ricerca in generale. Allora, vediamo un po' come sono organizzati i semestri, come è organizzato. È organizzato in semestri, quindi voi vi iscrivete, probabilmente all'inizio, a fine settembre, inizio ottobre, iniziano i corsi, avete 3 mesi di corsi e poi avete la sessione di esami, quindi c'è Natale, le vacanze di Natale e poi esami. Secondo semestre organizzato in modo simile, fine febbraio, inizio marzo, lezioni, 3 mesi di lezioni, esami. Grazie a Dio, agosto andiamo tutti in vacanza, è tutto chiuso, quindi non abbiamo problemi. Allora, nel caso in cui uno non abbia ultimato tutti gli esami che ha seguito, di cui ha seguito le lezioni nei 2 semestri, a settembre c'è una sessione di recupero. Non vuol dire che non è stato rimandato, ma semplicemente ha un'ulteriore possibilità per completare gli esami in regola, assolutamente rispetto ai tempi previsti. Bene? Allora, i crediti. Il credito è in qualche modo una misura, va bene, che ti dice quello che devi fare, quanto devi lavorare per riuscire a completare un certo percorso. Quindi una misura non solo italiana, anche a livello europeo ci si è messi d'accordo su questa misura, che vuol dire essenzialmente 25 ore di studio per credito. E di cui in effetti 10 sono quelle in cui voi siete a lezione, va bene, 25 cumulative, quindi 10 di lezioni, le rimanenti 15 sono studio vostro a casa, fondamentalmente.
Quindi ci sono in realtà esami di varie taglie, ci sono esami piccolini che valgono 3 crediti, va bene? Se voi li passate acquisite questi crediti, esami da 6 che sono in qualche modo quelli più comuni, da 9 e da 12 che sono gli esami, se vogliamo, più in qualche modo di base rispetto alla materia che si sta studiando. Gli esami vengono valutati normalmente in trentesimi, sapete 18 è il minimo, 30, 30 è lode se andate molto bene, in alcuni casi ci sono delle idoneità, per esempio la lingua inglese non c'è un voto, c'è un'idoneità, nel senso o l'hai passato o non l'hai passato, e comunque vi dà i 3 crediti che vi servono appunto per completare il percorso. Allora, vi parleremo di laurea triennale, ok? Poi alla fine ci sarà qualche accenno alle magistrali. Allora, cosa offre il Dipartimento? Come dicevamo, 2 lauree, ingegneria gestionale che ha un unico indirizzo, quindi non vi potete sbagliare, ingegneria informatica automatica ha 2 indirizzi in realtà, che potete scegliere una volta che vi siete iscritti, informatica e automatica. Poi ci sono, per dovere di cronaca, a Latina abbiamo una laurea in ingegneria di informazione, sempre triennale, e c'è una laurea in bioinformatica che è di nuova attivazione. Se siete interessati, giù ci sono dei depli anche che vi spiegano che cos'è questa laurea. Allora, per finire, diciamo, il percorso triennale di 3 anni bisogna acquisire 180 crediti formativi. Bene, c'è l'idoneità di inglese, c'è una prova finale. La prova finale fondamentalmente è un progetto, è un qualcosa in cui voi mettete a frutto quello che voi avete fatto durante tutto il vostro percorso. Quindi imparate delle cose e il progetto finale è un vostro progetto che sviluppate per poter in qualche modo coronare e completare il vostro percorso. Come si accede? Beh, si accede, c'è un numero programmato. Programmato è una questione organizzativa per garantirvi di avere uno spazio dignitoso, avere aule capienti che vi permettano di ospitarvi per evitare il sovraffollamento. C'è un test che viene fatto e le materie, vedete, gli argomenti sono materie di base, logica, matematica, comprensione del testo. Se andate a questo sito cisionline.it potete avere un assaggio, un esempio di come sono fatti questi test, anzi vi incoraggiamo a farli anche per in qualche modo arrivare preparati. C'è una soglia minima, il che vuol dire che comunque chiunque stia sopra la soglia può entrare. Allora uno può pensare, vabbè, ma se io poi non riesco, sono sopra la soglia, ma non è, attenzione, non è medicina, ok? Non abbiamo quei numeri tali per cui uno, diciamo, è senza speranza. In realtà i numeri sono molto ragionevoli, chiunque abbia passione, interesse, in realtà non ha problemi, vi assicuriamo entrare. Poi è un modo anche per voi per capire l'attitudine, cioè se questo tipo di materie fa per voi, se vi trovate bene. Quindi è più forse un'opportunità che per chi poi entra avere la vita, se vogliamo, in qualche modo meglio organizzata che un vero blocco. Allora, dove si svolgono le lezioni? Allora, i primi 2 anni si svolgono nella sede di Via Scarpa. Questa è una foto fatta qualche anno fa proprio lì vicino alle aule, quindi lì ci sono gli esami di base, c'è la sede di ingegneria, un po' Via Scarpa, vedete qui c'è Termini al centro e poi c'è la città universitaria lì in alto a destra. Il 3° anno invece si sposta alla sede di San Pietro in Vincoli, che è una sede splendida, veramente bellissima, con un chiostro meraviglioso, e anche qui si svolgono il 1° anno della laurea magistrale, se desiderate continuare si svolge lì. Poi in questo edificio c'è invece il 5° anno, quindi il 2° anno della laurea magistrale, se scendete sotto, vi fate una passeggiata in questa aula, in questa parte ci sono delle belle aule che sono dove si svolgono le lezioni. Allora, senso di comunità, perché è importante? Perché voi vi accingerete ad avere 3 anni davanti a voi e il rapporto con gli altri, soprattutto il sentito dire dagli altri che sono passati con gli esami, no? Capire quali sono le difficoltà, insomma, è una cosa importantissima. Ovviamente siamo oggigiorno tutti, chi più chi meno, su Facebook e su questi strumenti, e quindi abbiamo ovviamente la pagina, c'è un forum lì in basso a destra in cui gli studenti postano in modo anonimo, quindi diciamo, si possono fare liberamente domande, anche capire da chi c'è già passato, ma com'è questo esame, ma cosa devo fare, cosa non devo fare. Questa è una cosa che veramente aiuta molto quando poi uno si iscrive all'università. Questa è una foto fatta poco tempo fa, insomma, con la classe del 2° anno. Allora, altra cosa importante, credo troverete utile, è che abbiamo un canale YouTube. Va bene? Nel canale YouTube registrati un certo numero di corsi, tra l'altro alcuni corsi di base, analisi matematica, fisica, tanto sono utili adesso. Voi andate su YouTube, mettete DIAG e vi appare questa pagina e trovate sotto. Vi rendete conto di che succede stare in aula e seguire una lezione come avviene da noi. Non solo, ma una volta vi siete iscritti, se perdete una lezione andate lì e ritrovate il materiale, quindi effettivamente fa molto comodo. Mano a mano stiamo aggiungendo ulteriori corsi a questa collezione.
Allora, alcune iniziative di dipartimento. Allora, forse conoscete già il programma Erasmus, che vi permette di spendere il tempo all'estero, fare esami all'estero. Se non lo conoscete, guardatevi questo film del 2002 che vi racconta un po' l'esperienza umana di cosa vuol dire passare attraverso l'Erasmus. C'è poi tutta un'altra serie di altre iniziative, percorso eccellenza per gli studenti più meritevoli, borse di studio, ma la cosa forse in qualche modo più caratterizzante è il fatto che questo è un ambiente dinamico in cui partecipano le aziende, ci sono dei seminari sia in italiano che in inglese, ospiti di fama mondiale, quindi è un ambito in cui mano a mano che uno va avanti entra in contatto non solo locale ma con un'apertura verso le aziende, verso la ricerca che fa davvero la differenza. Un cenno a questa iniziativa dedicata in realtà a tutti gli studenti della Sapienza che possono per concorso entrare alla Scuola Superiore di Studi Avanzati, quindi avete tutto un insieme di alloggio e iscrizione gratuita, attività didattiche, titolo di studio menzione speciale, eccetera, eccetera. Se siete interessati, poi queste slide le metteremo in line e potete vederle. Allora, passiamo invece alla parte di ingegneria informatica automatica e poi ci sarà la presentazione di gestionale. Allora, io direi, cominciamo dalla fine, va bene? Allora, voi avete fatto già ingegneria informatica automatica e vi chiedete, bene, trovo lavoro? Questa pagina è presa da Alma Laurea, vedete il link www.almalaurea.it, che è un consorzio che raccoglie statistiche sulla formazione universitaria e sugli sbocchi nel lavoro. Vedete questo numerino lì, 97,8% è il tasso di occupazione degli ingegneri informatici e automatici dopo 3 anni dalla laurea. Ora, quando in televisione sentite dire che le cose non c'è lavoro, eccetera, eccetera, può essere vero in alcune aree, ma vi assicuro che queste aree di cui vi parliamo oggi è il contrario, non ci sono abbastanza laureati per soddisfare i bisogni, questo non è vero solo in Italia, ma anche all'estero. Quindi questo è per capire perché uno fa 3 anni di studio o più e dedica a queste materie. Allora, dicevamo, questa laurea è fatta in 2 indirizzi. Informatica e automatica. Allora, cosa fa l'informatico? Beh, l'informatico progetta, realizza, ottimizza e mantiene. Che cosa? Questo è il lavoro di un ingegnere. Che cosa fa? Sistemi e infrastrutture per l'elaborazione dell'informazione. Insomma, vogliamo un termine molto generico, ma in sostanza, voglio dire, tutto è software, qualsiasi cosa, la vostra macchina, la lavatrice, il router della vostra, la vostra macchina fotografica, qualsiasi cosa è governata da parti software. Quindi investire in questa disciplina vuol dire essere in grado di intervenire in 1000 aspetti differenti della nostra realtà. Guardate questa immagine, è veramente notevole. Questo qui sono tutte statistiche e vi dice che ogni minuto del giorno voi avete, ad esempio, 47.000 app scaricate da l'App Store, per esempio. Avete 48 ore di video che viene scaricato verso YouTube. Ogni minuto avete 48 ore di nuovi video. Voi immaginatevi cosa vuol dire nel tempo questa disponibilità di informazioni e riuscire a gestire, a organizzare, a estrarre valore da tutti questi dati. Quindi tutte queste sono in qualche modo problemi reali che richiedono le competenze sia di in qualche modo capire come organizzare questi dati, problemi di sicurezza. Voi immaginate cosa vuol dire avere tutte queste informazioni, cosa vuol dire dal punto di vista della privacy, della sicurezza, come riuscire a gestire queste infrastrutture, questi big data di cui si sente tanto parlare anche in televisione. Allora, Sapienza è un centro di eccellenza, secondo Microsoft Academics, in questi domini. E altri esempi, voglio dire, parliamo di applicazioni per esempio per smartphone, parliamo di social network, insomma tutti questi sono domini applicativi in cui voi potete decidere di entrare e di investire. Questi sono solo alcuni esempi. Sapienza è considerata il miglior centro italiano in intelligenza artificiale, secondo Microsoft, quindi tutta la parte di robotica, tutta la parte di automazione, nel senso di gestione degli umanoidi, la parte di computer animation. Ora, pensate, qualsiasi cosa sia software, siete voi che deciderete in che modo, se siete interessati, andare e come applicare le vostre conoscenze. Allora, l'automatico è un ingegnere anche lui, quindi anche lui progetta, anche lui realizza, anche lui ottimizza, anche lui mantiene. In questo caso parliamo però di sistemi di controllo automatico, va bene? Cos'è un sistema di controllo automatico? In realtà è un sistema che riesce a regolarsi in modo autonomo, va bene? In parte è basato sul software, ma ha delle metodologie proprie. Ora, cosa vuol dire questo? Facciamo un esempio, alcuni esempi che sono anche poi gli sbocchi occupazionali. Pensate a un pilota automatico, pensate a una macchina che ha un ABS,
il controllo automatico serve per fare in modo che il freno reagisca correttamente, non si blocchi la ruota e tu sbandi. Pensate ai treni. Come regolare automaticamente le sospensioni in modo tale che, nonostante i binari siano sconnessi, voi sembrate che andate lisci come l'olio, pensate ai treni ad alta velocità. Questa è la tecnologia nascosta che l'automatico in qualche modo studia e realizza. Le applicazioni sono tantissime, anche qui robotica, regolazione del livello di glucosio, insomma, pensate a applicazioni mediche, sistemi biologici, sistemi di distribuzione della rete energetica e così via. Quindi anche qui abbiamo moltissimi sbocchi di vario tipo. Allora, cosa serve studiare per riuscire a fare questo tipo di lavori? Allora, ci sono vari pezzi che contribuiscono. Abbiamo una parte importante di matematica e fisica, che sono, se vogliamo, la base metodologica, una parte di materie ingegneristiche come l'elettronica, l'automatica, le telecomunicazioni. C'è una parte ovviamente di informatica, di programmazione, una parte gestionale. Va bene? Tutte queste competenze insieme plasmano quello che è il profilo di un ingegnere informatico automatico. Allora, vediamo brevemente come è organizzato. Va bene, immaginate che voi siete a tempo zero e vi iscrivete, avete davanti un percorso di 3 anni, in semestri, va bene? Che succede? Allora, questi sono i vari esami che voi farete. Analisi 1, geometria, fisica, questa è la parte di basi matematiche. Vedete, già nella prima metà del corso di studi voi avete già realizzato tutta la parte di basi matematiche e poi ci sono altre materie. Dopodiché c'è, vedete questa parte in celeste, sono gli esami invece tipici di informatica. Okay? Voi già dal tempo zero, cioè voi vi iscrivete, dopo poche settimane dalla vostra iscrizione già siete in grado di sviluppare applicazioni che per esempio si connettono su internet, estraggono i dati, li elaborano, tirano fuori le cose utili. Questo già dopo poche settimane, quindi abbiamo un approccio in cui in qualche modo si inizia a risolvere problemi già da subito, dal primo anno, dalle prime settimane di corso. Ovviamente questo è un percorso, un racconto che vi permette poi piano piano di approfondire e di capire come gestire sistemi più complicati, come capire come l'hardware possa essere sfruttato meglio, fino ad arrivare al terzo anno in cui si gestiscono le basi di dati e ci sono anche esami di scelta molto ampi, diciamo, su varie materie in cui voi potete poi approfondire e in qualche modo specializzarvi di più. Anche qui c'è una parte di controlli, che comunque fa parte del bagaglio culturale di un ingegnere informatico, c'è una parte di elettronica, telecomunicazioni, cioè un informatico non può non avere delle basi in elettronica e in telecomunicazioni, questo è caratterizzante. Così come una parte importante, vedete, nel percorso è la gestione, poi la collega parlerà meglio invece della laurea gestionale, in cui questi aspetti sono ulteriormente sviluppati. Poi abbiamo, vedete, degli esami a scelta al terzo anno. Gli esami a scelta sono liberi, quindi voi potete sceglierli anche da altre facoltà tranquillamente, quindi è un modo, in qualche modo, per completare la vostra preparazione. E, insomma, non dico di andare a fare papirologia, ma insomma avete comunque la possibilità di completare. Oh, la prova finale, questo c'è cioè un laboratorio, in questo caso è un laboratorio di informatica, e una prova finale che, dicevo, è un progetto che voi potete anche in modo autonomo, avete un'idea, un qualcosa che volete realizzare, un sogno che avete sempre pensato, voglio sviluppare un'app che fa questa cosa, perché no? Questa è un'occasione per iniziare a trasferire nella pratica quello che avete imparato, non è teoria, ma è qualcosa che voi potete anche continuare a sviluppare dopo la laurea. Allora, questo è l'inizio informatica. Cos'è l'indirizzo automatica? Vedete, queste parti un po' ingrigite, sono gli esami in comune, va bene? Sono due indirizzi della stessa laurea. Quindi, vedete, sostanzialmente fino a metà, cioè per il primo anno e mezzo, voi non vi ponete il problema se siete iscritti in automatica o a informatica, la laurea è la stessa. A metà del percorso decidete, va bene, mi interessa più investire in informatica, mi interessa più investire in automatica, ok? E ovviamente la parte automatica ha una più profonda investimento su questi aspetti, c'è anche ulteriore approfondimento sull'elettrotecnica e anche qui c'è un esame e un laboratorio di una prova finale. Allora, insomma, cosa fanno? Questi sono un po' di nostri ex studenti, li ricordiamo con affetto pensando che adesso sono ognuno con la propria carriera e sono ormai responsabili anche di alto livello, sono tutti profili veramente meravigliosi. E in Italia, all'estero, adesso vi faremo vedere un paio di 2 o 3 esempi di questi profili, questi sono tutti i nostri ex studenti che o in Italia o all'estero. Allora, questo è Luca Lulli, nostro collega, ha fatto il dottorato anche da noi, oltre ad essersi laureato, allora lui è quello che ha sviluppato
le app muoversi a Roma. So se voi girate per Roma, immagino che la usate spesso. Ecco, vabbè. Lui insomma è nel team, è stato uno di quelli che ha contribuito maggiormente alla parte proprio di funzionamento di questa applicazione. Questa è Sara Turci per Giovanni, anche lei ha fatto una bellissima esperienza, adesso è all'estero nella Commissione francese Energie Atomiche e Energie Alternative, si occupa di sicurezza, modelli di simulazione, insomma tutte cose che mette a frutto quello che ha studiato con grandissima soddisfazione. Questo è un nostro laureato automatico, Luca, che è Marchionne, che invece in Spagna si occupa di robot umanoidi. Ora, ragazzi, questi sono tre esempi. Voi immaginate che il vostro futuro è nelle vostre mani. Con quello che voi imparate potete fare quello che volete. Problemi di lavoro non ne avete, quindi si tratta soltanto di rimboccarsi le maniche, avere un percorso che vi prepara e poi il mondo è nelle vostre mani. Do la parola a Laura. Grazie, Gami. Allora, buongiorno, io sono invece un docente di gestionale e vi presenterò un pochino l'offerta didattica di ingegneria gestionale. Più che altro quello che vorrei è cercare di spiegarvi che cos'è un ingegnere gestionale, che cos'è che caratterizza un ingegnere tanto da farlo diventare gestionale. Allora, la cosa che caratterizza, diciamo, un ingegnere gestionale è il fatto di avere intanto, va bene, delle basi di tipo tecnologico, come tutti gli ingegneri, ma di completare questa formazione di tipo tecnologico anche con degli aspetti di tipo quantitativo, modellistico, economico, che gli consentono di interagire nell'organizzazione, nella gestione di un sistema produttivo. Sistema produttivo è una parola vaga per voi, cioè normalmente quando uno pensa a un sistema produttivo pensa a un'azienda che vuole fare profitto. È vero, nella maggior parte dei casi si tratta di aziende che vogliono fare profitto, però anche l'università è un sistema produttivo, noi produciamo laureati e produciamo ricerca. E così come gli ospedali possono essere considerati un sistema produttivo. Non è sempre detto che un sistema produttivo deve essere un'azienda che fa profitto. Sistema produttivo può essere un qualunque, diciamo, sistema di carattere ingegneristico che richiede competenze variegate per la gestione. Quindi l'ingegnere gestionale che formiamo qui noi a Sapienza è un ingegnere che riesce ad integrare gli aspetti di tipo tecnologico, e adesso poi andremo più avanti, magari vedrete, vi farò vedere qualche figura professionale tipica, e quindi gli aspetti tecnologici e progettuali con quelli economico-organizzativi, usando degli strumenti che sono strumenti tipici della modellistica matematica o comunque, diciamo, degli strumenti quantitativi che consentono di utilizzare la simulazione e l'ottimizzazione. Simulazione che cosa vuol dire? Simulare vuol dire poter verificare l'impatto di alcune decisioni su un sistema senza doverle necessariamente implementare, realizzare. Cioè verificare a priori quello che potrebbe succedere a fronte di una nostra decisione. Ottimizzare significa invece individuare quelle decisioni che possono consentire di gestire un sistema al meglio delle possibilità, dove al meglio significa rispetto a uno o più obiettivi che ci siamo prefissati. È molto vago, capisco che è molto vago, quindi uno dice vabbè, ho capito, ma che fa poi l'ingegnere gestionale? Ci arriviamo fra poco. Prima anch'io vi presento qualche statistica di queste tratte da Alma Laurea. Alma Laurea è un sito molto molto interessante, io vi consiglio di andarlo a vedere, perché ci sono statistiche non solo di tipo occupazionale ma di tutti i generi, compresi sulle retribuzioni degli studenti, divisi per atenei, divisi per corsi di laurea, quindi uno può farsi un pochino un'idea dal punto di vista del mondo del lavoro che tipo di impatto può avere un certo percorso rispetto ad un altro. A noi, diciamo, interessa più che altro non tanto appunto l'aspetto lavorativo, che come vi ho detto non è un problema per gli studenti di ingegneria in generale, in particolare per i nostri studenti, lo vedremo anche alla fine. Ci interessa anche capire se il corso che proponiamo è un corso che piace, cioè che è efficace, che in qualche modo è efficace rispetto alla proiezione nel mondo del lavoro, e gestionale di Sapienza, come vedete, in percentuale ha un valore molto alto, e anche qual è il livello di soddisfazione e di gradimento degli studenti. Questa seconda riga sono valori in decimi, quindi il valore massimo è 10,
ed è più o meno quello di altre ingegnerie o di anche economia, con una leggera deriva verso l'alto. Dal punto di vista del lavoro, allora, l'ingegnere gestionale è una figura molto trasversale rispetto alle competenze che acquisisce, quindi non c'è un settore particolare, diciamo, di riferimento per l'ingegnere gestionale. Tipicamente l'ingegnere gestionale lavora, può lavorare in diversi settori diciamo, lavorativi. Qui abbiamo diviso su Alma Laurea, sono sempre dati Alma Laurea, diviso in due grandi macro categorie: industria, che significa manifatturiero, industria manifatturiera, e servizi, vedremo trasporti, internet, telecomunicazioni, energia, ambiente. Allora, l'ingegnere gestionale di Sapienza, come vedete, qui ci sono i dati, ha un anno della laurea, a tre anni dalla laurea, qual è il tipo di occupazione? A un anno dalla laurea è impegnato in più in servizi, perché? Perché tipicamente viene impiegato in grosse società di consulenza, Accenture, McKinsey o simili, che fanno consulenza per aziende che operano nel settore dei servizi. Su Roma il settore dei servizi è più, diciamo, diffuso che non nel settore manifatturiero, e quindi le opportunità di lavoro sono più, diciamo, in questo settore. Andando avanti nel tempo, tipicamente si spostano, cambiano lavoro, perché gli ingegneri, soprattutto nei primi anni post laurea, cambiano facilmente lavoro, perché per la progressione, diciamo, in qualche modo di carriera, e nel cambiare lavoro si distribuiscono un pochino di più, anche perché si spostano dall'area semplicemente romana, mentre magari il primo lavoro è in zona, mettiamo così. Allora, sbocchi professionali. Cerchiamo di capire un po' di più cosa fa un ingegnere gestionale. Vi ho detto, ci sono diversi settori e diverse funzioni aziendali. Ora, per voi non è facile forse neanche capire bene che cos'è una funzione aziendale, però in azienda ognuno è deputato a svolgere un ruolo particolare rispetto alle proprie competenze, a quello che l'azienda deve svolgere. E adesso ne vedremo qualcuno. Per quanto riguarda i settori ve li ho già nominati, poi arriveremo in fondo, magari vi do qualche esempio di più senza dilungarmi troppo, altrimenti divento noiosa, e mi fa piacere che invece rimaniate svegli fino alla fine. E per quanto riguarda le funzioni aziendali, qui ce n'è un breve elenco che adesso andremo a guardare un attimo. Ci sono dei nomi, alcuni sono più intuitivi, se parlo di finanza più o meno avete in mente di cosa si può parlare, se parlo di marketing probabilmente altro, già logistica e produzione, pianificazione, controllo, approvvigionamenti potrebbe essere un pochino meno chiaro che cosa significa. Andiamo ad analizzare vedendo un po' dei nostri studenti. Noi abbiamo preso studenti laureati abbastanza recentemente, quindi è gente che ha 3-4 anni di laurea, di lavoro alle spalle, e cercando di prendere un pochino tutti i settori o le aree di interesse. Vedete che c'è Michela Restaino, lavora a Accenture, Meloncelli, McKinsey, come ho detto sono grosse società di consulenza, e poi abbiamo però anche persone che lavorano in ambito più aziendale manifatturiero, la Heinz è quella che fa il ketchup, tanto per capire, lei fa il project manager, oppure in Alitalia, in Enel, Telecom, insomma copriamo diverse aree. Andiamo a vedere un pochino uno per uno, più che altro non per vedere loro, ma per vedere che cosa fanno, cioè che cosa si può andare a fare. Allora, Michela Restaino per esempio lavora ad Accenture, si occupa del contribuire alla gestione della parte logistica e produzione. Che cos'è logistica e produzione? Cioè quella figurina lì, al centro c'è il customer, cioè il cliente finale, è tutto il ciclo produttivo di un prodotto, cioè la cosiddetta supply chain, da quando il prodotto viene ideato a quando viene poi effettivamente arriva al cliente, cioè arriva nelle vostre case. Non è banale, dietro la realizzazione di un prodotto non c'è solo la tecnologia, che ovviamente è fondamentale, ma c'è tutta la organizzazione aziendale, la pianificazione della produzione, la distribuzione del prodotto, è un problema importante, la gestione del magazzino, delle scorte di magazzino, la gestione ottima delle risorse. Tipicamente le risorse in qualunque azienda sono scarse. Dove scarse, che cosa sono le risorse? Le persone che ci lavorano, le macchine che abbiamo a disposizione, la materia prima, tutte queste, diciamo,
risorse rappresentano un limite che voglio, alla produzione, che noi vorremmo, noi gli ingegneri, imparano a gestire nel miglior modo possibile. Il sequenziamento delle operazioni, come si fa a sviluppare un prodotto sequenziando, decidendo qual è l'ordine con cui vengono svolte le operazioni per realizzare un singolo prodotto. E infine, non da meno, perché un gestionale anche questo deve essere in grado di fare, l'impatto che il lancio di un certo prodotto può avere sul mercato, sia locale che globale. Perché questo ovviamente cambia le risorse che io ho a disposizione, perché la capacità di prevedere quanto un prodotto possa essere appealing sul mercato oppure no, cambia, diciamo, le decisioni che io posso prendere a livello di produzione. Altro settore, la cosiddetta business process reengineering, cioè la reingegnerizzazione dei prodotti e dei processi. Quando c'è un'innovazione, una nuova tecnologia, un'innovazione tecnologica, in informatica viene fuori una nuova app, è riduttivo, comunque un nuovo prodotto, si tratta di capire come quel prodotto impatta sul mercato, che tipo di revisione si deve fare di tutto il processo aziendale per poter utilizzare un nuovo prodotto, una nuova tecnologia. Non sembra, ma questo lo fanno gli ingegneri, perché bisogna avere competenze tecnologiche per poter capire come l'innovazione impatta sul sistema produttivo, altrimenti non si arriva da nessuna parte. Pianificazione e controllo, adesso io non vorrei elencarveli tutti, appunto, se no vi annoiate, comunque controllo di processi, controllo di qualità, valutazione della prestazione, analisi dei costi. Per verificare costantemente se sono stati raggiunti gli obiettivi, a quale livello e così via. La parte di marketing, questo immagino che sia più facile e intuitivo, marketing e approvvigionamenti. Marketing significa appunto strategie pubblicitarie, ricerche di mercato, individuazione dei bisogni dei consumatori. Approvvigionamento, acquisizione degli input di produzione, da chi, come, quando, eccetera, eccetera. Finanza aziendale, tutte le volte che è necessario produrre, produrre qualcosa di nuovo o anche comunque decidere un processo produttivo, è necessario avere chiaro quali sono le stime dei costi, decidere quindi che tipo di investimenti fare, come ottenere i finanziamenti, che cosa otterrò io alla fine del mio processo, cioè quindi fare il cosiddetto cash flow, cioè identificare il flusso di cassa. Quello che abbiamo visto fino adesso sono le funzioni aziendali, cioè che tipo di ruolo può occupare un ingegnere gestionale nell'ambito di un'azienda. Abbiamo visto quindi che può occupare ruoli diversi a seconda di quelle che sono le necessità e le competenze. Come ho detto prima, può lavorare anche in settori diversi, quindi in quali dei settori occupazionali. Allora, ripeto, vado veloce. Trasporti, qui vedete un elenco di un sacco di cose, ma per esempio dietro, se voi avete mai acquistato un biglietto aereo su internet, sapete che a seconda di quando fate la prenotazione il prezzo del biglietto aereo potrebbe cambiare. Può cambiare e può diminuire. Quindi incomprensibilmente, perché uno pensa, vabbè, ma se diminuisce il costo loro ci guadagnano di meno. No, loro ci guadagnano di più. E dietro la strategia di decisione dei prezzi di un biglietto aereo ci sono dei modelli matematici di ottimizzazione, che sono l'ottimizzazione ovviamente del profitto dell'azienda e che sono compito di ingegneri di natura gestionale. Telecomunicazioni. Tutti quanti avete un cellulare, tutti quanti siete interessati a avere la copertura, cioè vi interessa sapere prende o non prende, come si fa a stabilire la copertura? Allora, la tecnologia ci dà a disposizione antenne, ripetitori e così via. La parte dell'ingegnere gestionale mette a disposizione il fatto di identificare dove le antenne devono essere posizionate, con che frequenza e con quale intensità, per fare in modo che la copertura sia massima e senza avere interferenze. Non sembra, ma sono modelli di natura matematica che coinvolgono l'ottimizzazione e la simulazione.
ci sono poi modelli di business, adesso ti ripeto, non voglio entrare troppo in dettaglio, stessa cosa anche per la parte energia e ambiente, quindi analisi dei costi di rete, identificazione della rete, la regolamentazione dei mercati nazionali e internazionali. Quando si parla di energia elettrica, il costo dell'energia elettrica è un problema molto importante dal punto di vista economico-gestionale. E non è banalmente decidibile, perché dipende appunto anche dal mercato internazionale. Questo, diciamo, sperando di avervi dato un quadro di quello che l'ingegnere gestionale può andare a fare. Adesso, come è fatto il nostro corso di ingegneria gestionale, un pochino più nel dettaglio, cioè che cosa andate a studiare qualora vi iscriveste qui. Ha detto già Camille, il corso è un corso a indirizzo unico, cioè potete scegliere solo i 12 esami a scelta di legge, la cosiddetta legittima, che mette, e noi abbiamo esami in 4 aree, macro aree tematiche. E faccio prima a farlo vedere così. Abbiamo una prima parte che è comune a tutta l'ingegneria, cioè le materie di base. Questo è qualcosa che non, di cui non si può fare a meno. Analisi, fisica, geometria, chimica sono comuni un pochino a tutti. Poi abbiamo un certo numero abbastanza importante di materie cosiddette ingegneristiche, d'altra parte stiamo parlando di ingegneria. Ingegneristiche, intendo ingegneristiche altre da quelle gestionali, che adesso poi vedremo al piano di sotto. Quindi c'è informatica, c'è automatica, con i colleghi che sono qui, ma abbiamo anche telecomunicazioni, elettronica, elettrica e molte materie di ingegneria meccanica. Tre esami di ingegneria meccanica. E poi c'è la parte caratterizzante, che è questa qua sotto, la parte, diciamo, che noi chiamiamo di management, che è divisa in due grandi macro aree, una parte che è proprio la parte economico-organizzativa, quindi sono esami di economia e organizzazione aziendale, intese un po' in senso ingegneristico, quindi non ci sono esami di microeconomia o di diritto come ci sono economia e commercio, sono esami con taglio ingegneristico, però taglio economico ingegneristico. E quest'altra parte, che è quella che poi io insegno, sono tecniche di si chiamano tecniche decisionali e sono tecniche di modellizzazione matematica per poter arrivare a utilizzare strumenti di simulazione e ottimizzazione. Naturalmente poi ci sono le materie scelte, una prova finale che è in realtà un laboratorio anche per noi, un laboratorio da 3 crediti in cui si, diciamo, impara un pochino a vedere da vicino, a applicare da vicino quello che avete imparato. Dal punto di vista dell'organizzazione sugli anni, abbiamo, come tutte le ingegnerie, le materie di base si concentrano nel primo anno e mezzo. Quindi analisi e geometria all'inizio, il primo semestre, primo anno c'è solo questo e poi piano piano vanno sempre più a diminuire integrandosi con altre competenze, in particolare queste materie rosse che rappresentano tutte le materie di natura ingegneristica e che quindi vedete cominciano dal primo anno, secondo semestre con informatica e poi via via prendono il posto delle materie di base e poi per ultime invece, a partire quindi dal secondo anno, si comincia a vedere quello che caratterizza un ingegnere gestionale, quindi le materie verdi e azzurre, cioè economico-gestionale e tecniche decisionali. Ok, questo è quanto. Quindi sulla parte gestionale ho finito. Vediamo un po' un confronto tra queste 3 lauree che vi abbiamo presentato. Diciamo, in realtà le prime 2, come ha detto Camille, è un unico percorso che poi si divide in 2 sottopercorsi. Quindi la prima parte, il primo anno e mezzo uguale e poi ci sono delle differenze. Qui abbiamo cercato di rappresentarle in modo schematico per farvi vedere qual è la diversa distribuzione nelle diverse aree tematiche. Allora, le materie di base sono più o meno uguali per tutti. Poi, naturalmente, a seconda di del corso di laurea, quindi informatica, automatica o gestionale, ci sarà una predominanza di colori. In particolare, su informatica predomina l'azzurro, che è la parte proprio di informatica, come è giusto che sia. Scende un po' in automatica, che ricordatevi che è un percorso della stessa laurea, e scende ancora un po' di più in gestionale, pur essendo comunque presente. Questa è una caratteristica molto importante di questo corso di laurea di ingegneria gestionale. La stessa cosa per automatica, automatica è più predominante nel percorso di automatica e gestionale è predominante nel percorso di gestionale, quindi l'arancione lo abbiamo di più in quest'altra fase.
Tutte quante hanno una parte verde, cioè una parte di ingegneria altra, diversa da noi, non perché noi non siamo ingegneri, ma nel senso che ci sono anche altre materie di natura tecnologica che non sono solo informatica, automatica o management. Diciamo, se dovessimo riassumere in una parola sola che tipo di ingegneri formiamo, gli ingegneri che escono dai nostri corsi di studio sono ingegneri che sono trasversali nelle competenze, cioè acquisiscono competenze in diversi settori. E questo li facilita poi, è un po' una caratteristica generale degli ingegneri, perché questo poi li facilita anche successivamente nell'avere la capacità di risolvere problemi che non hanno mai visto, diciamo, di sapere affrontare cose che non hanno studiato. La flessibilità, cioè il fatto di essere appunto in grado di giostrarsi in situazioni diverse da quelle a cui sono abituato, e soprattutto la capacità di problem solving, cioè questa è una cosa su cui noi puntiamo tanto. I nostri ingegneri devono essere in grado di affrontare dei problemi con strumenti tecnico-analitici quantitativi, in modo tale da poterli analizzare e proporre delle soluzioni che siano efficaci per l'azienda o il settore che le richiede. Che succede dopo la laurea? Allora, questa è una cosa molto importante, perché ci si può fermare dopo 3 anni, la legge lo consente e alcuni lo fanno. Dopo la laurea il nostro, diciamo, dipartimento continua a offrire comunque dei percorsi, ovviamente sia nel settore dell'informatica automatica sia nel settore gestionale, cioè c'è la parte di laurea magistrale, si può arrivare ad avere 5 anni, cioè la vecchia laurea, un equivalente della vecchia laurea quinquennale. Si può andare anche oltre con il dottorato di ricerca, ma è un po' presto per voi per pensare così in là nel futuro. Comunque, per sapere che cosa è il dottorato di ricerca, è la più alto livello di istruzione in Italia, ma anche nel mondo, e anche questo, anche nell'ambito del dottorato, il nostro dipartimento consente di proseguire la formazione. Vi riporto qui tutto l'elenco dei corsi di laurea magistrale. Una cosa importante da sottolineare da un punto di vista statistico: gestionale continuano quasi tutti, cioè noi, gli studenti di ingegneria gestionale, quasi nessuno si ferma alla laurea triennale, ma continuano quasi tutta per la laurea magistrale, perché l'offerta sul mondo del lavoro per un gestionale triennale non è tanto alta. Per quanto riguarda l'informatica c'è una lieve differenza, perché c'è una richiesta sul mondo del lavoro di laureati triennali, e quindi in effetti per chi si ferma, c'è anche solo dopo 3 anni, c'è una possibilità di trovare lavoro. La cosa importante è che nella laurea magistrale tutti i corsi di laurea offrono degli insegnamenti in inglese, o solo parzialmente come in ingegneria gestionale, almeno finora, o anche totalmente, cioè i corsi di laurea nell'area informatica automatica sono tutti Master of Science, cioè sono tutti corsi di laurea magistrale erogati interamente in inglese. Abbiamo anche un corso di laurea magistrale in ingegneria biomedica, un corso di data science che è di nuovissima attivazione, sta al primo anno, quindi ancora non abbiamo laureati, e un corso di product design. Veniamo al dunque. Perché dovreste scegliere noi? Dove con noi intendo Sapienza e il nostro dipartimento, ingegneria gestionale o ingegneria informatica automatica. Allora, la risposta numero 1: chi è Sapienza? Siete qui, siete interessati. Sapienza è un ateneo con 700 anni di storia, un ateneo con un altissimo livello di qualità di ricerca, e soprattutto è un ateneo enorme, cioè una specie di oceano. Allora, se voi imparate a navigare in un oceano, potete navigare ovunque, potete andare in qualunque altra situazione e saprete cavarvela, perché stando qui dentro non, ovviamente vi trovate in una realtà veramente gigantesca. È l'università più grande di Europa, non la più grande d'Italia, è l'università più grande di Europa. Fino a qualche anno fa era seconda solo a Shanghai, quindi per rendersi conto di qual è la dimensione. Tuttavia è un posto dove, come vedete, si riescono a organizzare cose anche molto ben organizzate, e insomma la qualità la fanno le persone e non il numero. Perché dovreste scegliere noi invece? Beh, questa è una risposta, è più difficile. La verità è che dovreste scegliere noi solo se quello che
vi proponiamo vi piace. Cioè, quello che io voglio dire è che voi dovete seguire la vostra passione dove è possibile. Se siete incerti e non sapete che fare, beh certo, questo è un corso di laurea che vi dà buone prospettive di lavoro e quindi potrebbe essere una soluzione. Se invece avete delle motivazioni forti per fare altro, allora le prospettive di lavoro non sono sufficienti, secondo me, secondo noi, ad affrontare un percorso di 5 anni che è un percorso impegnativo. Perché se uno non ha le motivazioni dentro di sé, difficilmente riesce ad affrontare un corso di laurea, non perché è di ingegneria, ingegneria è molto strutturato, come avete visto le lezioni sono tutte ben divise, è come, un po' come andare al liceo, quindi si è da questo punto di vista non si rischia di perdersi, però studiare cose che non piacciono è molto faticoso, quindi l'idea è noi ce la mettiamo tutta, proponiamo tutto quello che possiamo, cerchiamo sempre di aggiornare i corsi, siamo dentro l'università, quindi i nostri corsi sono sempre collegati alla parte, agli aspetti di ricerca, all'innovazione. I programmi dei corsi avanzati cambiano di anno in anno per seguire l'evoluzione della tecnologia e del mondo del mercato. Noi ce la mettiamo tutta, ma La realtà è che la scelta è vostra, sono 5 anni della vostra vita e soprattutto non solo di questi 5 anni ma anche il vostro futuro, quindi scegliete quello che vi piace. Ah, ecco, le informazioni online, scusa, questo me lo stavo dimenticando, l'ha già detto Camille, c'è il canale YouTube che è molto interessante. Sul sito del Dipartimento trovate tutta l'offerta didattica, manifesti, gli esami, le lezioni, i nomi dei professori referenti e così via, quindi trovate tutto quanto. Sul sito CISI Online potete andare a fare la preparazione per il test di ammissione, cioè lì ci sono anche delle possibilità di fare delle simulazioni. E quindi potete regolarvi per capire che tipo di domande si fanno, quanto sono difficili, qual è il tempo a disposizione e così via. E per il resto io ho finito. Ringraziamo la professoressa Palaggi e il professor Demetrescu che ci hanno dedicato un po' di tempo e ci hanno illustrato come sono svolti i corsi di laurea in ingegneria, sia informatica che aromatica che gestionale. D'altro canto io invece come ex alunno, sono un dottorando qui al Dipartimento, volevo parlarvi di quello che succede dopo la laurea magistrale. E nel mio caso ho scelto di proseguire gli studi, le offerte di lavoro si presentano e si presentano in quantità dopo una laurea di questo livello. Nonostante ciò ho preferito continuare con la specializzazione, e nello specifico mi occupo di reti di sensori wireless, vuol dire che realizzo e progetto sia a livello hardware che software dispositivi elettronici che sono dei sensori che a bassissimo consumo e con una singola carica, una singola batteria riescono a funzionare per lo scopo per cui sono stati progettati anche per anni. I campi applicativi sono molteplici, ad esempio tramite WSense, che è una spin-off universitaria di questo dipartimento sempre, ci occupiamo del monitoraggio del trasporto delle opere d'arte, se nonché anche di realizzazione di reti wireless sottomarine, o anche stiamo muovendo i primi passi nel monitoraggio strutturale, ovvero una misura quantitativa, fornire una misura quantitativa alle sollecitazioni che strutture ingegneristiche come, non so, viadotti, ponti, ma anche ali di un aereo sono soggette durante degli stress. Detto questo, sia me che i professori siamo a vostra disposizione se avete domande, se volete chiederci qualcosa. Sì. Non siate timidi, fate domande. Prego. Ah, aspetta. Grazie. Sicuramente sarà già stata chiesta tante volte. Comunque, quali sono le differenze tra ingegneria informatica e informatica? Allora, sì, questa è una domanda tipica che fanno in molti ovviamente. Allora, la risposta è abbastanza semplice, se uno va a guardare l'assortimento degli esami, lì capisce anche le competenze che uno si forma. Il nostro corso di laurea è un corso innanzitutto di ingegneria, quindi ci sono delle materie di progettazione,
L'ingegnere è qualcuno che progetta. Se pensate ad esempio elettronica, telecomunicazioni, sono tutte materie che completano e che per esempio in informatica non ci sono. Informatica è nata, l'altro dipartimento, da in qualche modo matematica, quindi hanno una visione, se vogliamo, più astratta al trattamento dei problemi. E invece l'ingegnere è quello che progetta, quindi pensate ad esempio esami come progettazione del software, che servono proprio per costruire sistemi di grandi dimensioni, che sono presenti in ingegneria informatica, non in informatica. Quindi io andrei a vedere soprattutto gli esami che si fanno e anche l'ampiezza delle tematiche trattate, quindi è una competenza più trasversale che ti rende anche, se vogliamo, più flessibile un po' ad adattarti. Per esempio, quello che abbiamo sentito prima è per esempio lo sviluppo di cose hardware, che è una cosa che, avendo per esempio studiato elettronica e telecomunicazioni, sono competenze che riesci a mettere insieme solo se riesci a toccare diverse cose. Quindi, se vogliamo, ti dà anche, se vogliamo, la flessibilità poi di scegliere, hai più libertà poi di poter sviluppare in cose che anche magari in questo momento non conosci, ma diciamo, poi la passione fa tutto nella vita. A un certo punto dici: ok, questa parte mi interessa molto, e quindi hai gli strumenti per svilupparli. Altre domande? Scusi, volevo una conferma. Gli insegnamenti della laurea magistrale in ingegneria informatica e automatica sono erogati solamente in inglese o c'è la possibilità di farli in italiano? Grazie. Allora, sono tutti in inglese. Sono tutti in inglese per scelta. Per scelta, perché è stato, se vogliamo, un po' sofferta all'inizio, però quello che ti posso dire è che inizialmente uno si vede intimorito, no? Da questa, però nel momento in cui uno entra, intanto si fa, e quindi spesso uno magari si preoccupa più di quello che non sa, però è qualcosa che ti dà, intanto, insomma, noi siamo tutti, diciamo, non madrelingua, quindi comunque sia, diciamo, la pronuncia è anche un po' più semplice rispetto ai madrelingua, questo in parte è così, però l'essere in qualche modo immerso dentro una lingua diversa, all'inizio magari può essere che uno deve fare un po' l'orecchio, però vedi che poi, essendo comunque materie tecniche, sono il vocabolario è quello che uno con cui si dovrà parlare, e alla fine del percorso questa è una scelta che paga moltissimo, quindi non soltanto noi politecnici hanno iniziato per primo questa strada, quindi in realtà è una direzione che è un grosso vantaggio competitivo in termini anche di crescita personale e professionale, quindi è veramente un'opportunità questa cosa. Poi in realtà ci sono varie lauree, quindi c'è quella in intelligenza artificiale e robotica, c'è quella in computer science, in data science, quindi anche lì c'è una divisione, non c'è automatica e informatica legate insieme, quindi c'è una scelta più ampia di diverse lauree, ognuna delle quali si specializza. Altre domande? Dal pubblico in platea? Sì, loro, voi avete delle domande? Ve lo dico qua al microfono, e ci chiedono se è obbligatorio frequentare le lezioni. No, non è obbligatorio frequentare le lezioni sono aperte, ma può essere, diciamo, non proprio obbligatorio, ma fortemente consigliato solo nei laboratori, direi, perché quelle sono qualche cosa dove poi vi potreste trovare a dover affrontare dei problemi in corso, a fare l'esame in corso di lezione in qualche modo. Prego. I test d'ingresso per gestionale sono selettivi oppure valutativi? Valutativi, cioè c'è un numero. I test ingresso, sia per gestionale che per informatica, perché sono gli stessi, sono selettivi. Che vuol dire selettivi? Cioè che innanzitutto, come abbiamo visto, c'è una soglia minima che è molto bassa comunque. Lo scorso anno era stata fissata a 10, adesso il bando ancora non è uscito, il nuovo bando, ma ragionevolmente potrebbe rimanere lo stessa. Per capirsi, fino a 2 anni fa era 21, quindi 10 è veramente competenze di matematica, di matematica e comprensione del testo minime. Sono selettivi, ma non sono limitativi, vorrei dire, nel senso che i posti sono abbastanza, sono tanti.
Normalmente chi fa domanda, chi si presenta al test è un numero di persone maggiore rispetto ai posti disponibili, però poi chi realmente si iscrive è un numero di persone che forse quest'anno siamo arrivati a saturare il numero, ma fino all'anno scorso non arrivavamo mai, perché molte persone fanno il test avendone fatti anche altri, cioè fanno il test qui a gestionale da noi, a gestionale al Politecnico, oppure a Medicina, in qualche altra facoltà, e poi decidono a cosa iscriversi una volta che hanno superato i diversi test. Quindi è selettivo, e la cosa importante è questa, che forse non abbiamo detto, anche le altre ingegnerie hanno un test che può essere solo valutativo in alcuni casi e non selettivo. Allora, se uno fa un test selettivo, quel test, almeno fino all'anno scorso, era valido anche come test valutativo. Non è vero il viceversa: se fate un test valutativo, potreste essere arrivati anche primi, ma non è valido come test selettivo. Quindi se c'è un'incertezza su qual è il percorso da seguire, tra un test selettivo e un test valutativo conviene fare quello selettivo, perché quello poi può essere valido anche per un altro corso di laurea che ce l'ha solo selettivo. Quindi la selezione, come diceva Camille, non dipende dal fatto che noi vogliamo selezionare le persone in ingresso, perché non è questo lo scopo. Il test ci serve, innanzitutto serve a voi per valutare la vostra attitudine ad alcune materie, perché a volte si è spinti dalla famiglia, si è un po' incoscienti, insomma non si sa bene quello che si vuole, si fa un test e dal test già uno intuisce se è qualcosa che gli piace oppure no. E soprattutto serve a noi per garantirvi una qualità della didattica, cioè più di quel numero di persone non le possiamo proprio prendere, perché altrimenti fate lezioni in piedi. Siccome se poi le accettiamo, gli dobbiamo fare lezione ma non abbiamo le aule, il problema è mettere voi nelle condizioni di poter seguire lezione in modo decente, insomma, compatibile con le nostre risorse. Sufficiente l'informazione? Altre domande? Cosa su questo? Un po' c'è una correlazione anche tra il punteggio e poi quanto uno ce la fa, quindi in realtà anche lì diciamo le persone che poi non superano quella soglia, in realtà è molto probabile che provino a venire e poi rimanere molto insoddisfatte dal percorso. Questo crea un danno sia a loro che perdono tempo, ma anche diciamo a chi entra con buoni voti perché si trova, giustamente dice Laura, in piedi e con mancanza di posto, quindi in realtà è una cosa che organizzativamente aiuta moltissimo. Soprattutto chi vuole effettivamente fare questo percorso. Avete finito le domande? Curiosità? Timori? Che siete venuti a fare qui? Allora, ci sono altre domande sui social? Scusate. E vogliono sapere se è possibile avere accesso a esercitazioni o laboratori nella prima laurea, ovvero nella laurea di primo livello. Accesso a esercitazioni o laboratori? Sì. Che vuol dire? Allora sì, diciamo un punto importante nella formazione delle nostre lauree è quello di, diciamo, la parte sperimentale, quindi ad esempio già dal primo anno tutti gli esami di informatica sia appunto dei vari corsi di laurea si svolgono in laboratorio, quindi ci sono attività pratiche, l'esame si svolge in laboratorio, che vuol dire che uno entra, si prepara lì e l'esame al computer, quindi non è carta e penna teorico, ma vuol dire costruire e sviluppare ovviamente qualcosa di piccolo adatto ad essere svolto in una piccola quantità di tempo come quella di un esame, però pratico. Quindi questa cosa si svolge parallelamente alle lezioni in aula, ci sono le esercitazioni in laboratorio che sono nella zona della città universitaria, quindi si raggiunge a piedi dalle aule e che sviluppano effettivamente queste tematiche in modo pratico, quindi uno impara effettivamente a utilizzare gli strumenti. Bene, non ci sono più domande? Allora, se noi ci fermiamo in questa aula, io e il professor Demetrescu, per domande tecniche specifiche, se qualcuno di voi ha delle curiosità, vuole sapere qualcosa in particolare. Se però volete parlare con degli studenti, cioè delle persone che stanno attualmente studiando qui da noi, quindi dei giovani, nel corridoio sotto lato B,
trovate gli info point e ci sono ragazzi di laurea di primo livello o laurea magistrale, quindi che si sono appena laureati di primo livello, a cui potete chiedere cose informali che noi ovviamente non siamo deputati a cui noi non siamo deputati a rispondere. Va bene? Finito così? Nessuna domanda? Allora ringraziamo tutti, ringraziamo anche l'organizzazione.